Salve a tutti e benvenuti ad un episodio speciale di Quanto è Pippa Alberto? Quest'oggi, invece di mostrarvi come succhio bene o come cerco inutilmente di rancare in questa valle di lacrime, ho deciso di farvi vedere dove vanno a finire i miei soldi. I miei soldi vanno a finire nei bundle! Oggi abbiamo ben 50 bustine da sbustare, perché mi sono sparato il bundle da 50 bustine, e per il commento di questo evento del tutto eccezionale ho invitato uno dei miei collaboratori più fidati e più pro, il signor Magnumon. Un bel applauso al signor Magnumon. Sei, ci ascolti Magnumon? Applausi, applausi. Applausi per Defra. Ok. Sono molto onorato di far parte di questo stimatissimo stream. Grazie, grazie. Avrei voluto fare una diretta, ma purtroppo la connessione fa cacare e quindi ci dovremmo accontentare di questo. Allora, intanto, insultami pure. Come giudichi il mio acquisto? Non so, direi che sei uno scioppone. Si può dire questa cosa? Mi potrei giustificare dicendo, vabbè, ma sì, ma faccio content creation, quindi devo shoppare un minimo. Beh, certo, perché questo è tutto fondato dai soldi che fai con le visualizzazioni, è giusto, sì. Sì, soldi, certo. Vabbè, senti, io tipo mezz'ora che ho sta mitica davanti, vogliamo vedere che cazzo è. Vai, clicca. Clicco. Casmina, in realtà lo sapevo che l'avrei trovata. Casmina Enigma Sage. Allora, già... Ok, allora, innanzitutto quell'uccello lì è il simbolo della nuova espansione. Sì, è l'uccello volante, che però c'ha il simbolo diverso dal, dal coso, là, dall'archivio segreto. Allora, ogni altro planeswalker che controlli ha le abilità di Casmina. A faccia del cazzo. Vabbè, Scry 1. A meno X fai un Fractal Creature Token. A meno X. E a meno 8 te caghi una, un instant, fai tutore su Instant of Sorcery, ma adesso solo blu o verde. E la paghi, e vabbè. Dipende con chi l'attivi. Eh no, dice, vabbè, sì, è vero, with this planeswalker, giusto, potrebbe, se lo spari con Eugene potrebbe anche essere un instant una sorcery in colore. Non esistono? No, non credo, non credo. Forse in Mirrodin si erano inventati qualche cagata di questo tipo, ma così, su due piedi, no. Vabbè, abbiamo anche la cosmetic, ora claim prize. Andiamo, aspetta, vado a comprare Mastery Pass. Visto che ci sto, sì. Compro tutto, compà. Allora, passiamo prima dello store. Facciamo pure il Mastery Pass. Il Mastery Pass serve. Ho fatto 91 livelli con l'ultimo Mastery Pass. Io 77. Ho rosicato. Perché non ti sei impegnato abbastanza, frate. Ecco, 3004. Mi mancava l'ultimo orb. Che era Valky l'ultimo orb. Che te mancava? Ah, beh, dipende da quello che scegli. A me mancava Alrund. Odino. Ole, apply now. Silver Quill Tomb. Okay. Sì, apply now. Ok. Passiamo ora all'evento clou. Sti 50 pacchetti. Ah, quindi giustamente col Mastery non hai preso nulla perché... Perché sto a zero livelli. Ancora per poco, però. Perché tra oggi e domani mi metto a arrancare. Ok, prima bustina. Una cagata. Prima bustina, Opt. Guarda che bello che è, oh. Allora, queste carte non sono legali in standard, giusto? Non sono legali in historic. Sono in historic, però se c'è il corrispettivo la puoi giocare. Opt in questo caso c'è il corrispettivo in standard, quindi la puoi giocare. E quindi, ok. E quindi noi abbiamo un Opt più pregio degli altri. Ma no, è bellissima sta carta, comunque. Comunque poi, bene. Team Pennant, Equipped Creature, gets 1-1, Vigilance and Trample, e niente più, a costo 1. E c'è una nuova meccanica. Equipped Creature Token, sì.
Ce l'aveva una meccanica simile, pure la lancia di Eldraine, che tippava diverso se era cavaliere o no. Returned Past Caller, che cazzo è il nome del me? Ma guarda che costo di lancio obbrobrioso. Cioè, tre mana in colori, un mana bianco, un E mana tre rosso. colorati. Sì, ma è un mana che può essere o bianco o rosso, scegli tu. Un costo, sì, molto particolare. Un po' di dar culo. Poi c'è la Gilda dietro, come in Ravnica. Oddio, non ci ho fatto caso. Sì, è vero, Vedi, c'è la. c'è lo Sì, stemma della c'è Gilda. lo Non stemma. so che Sì, Gilda è, però c'è. come in quest'altro. Sì, Di giusto. una è blu rossa, una è bianco rossa. Sì, quindi una è Izzet, l'altra è Boros. Allora, poi abbiamo Pillar Drop Rescuer. Quando entro in gioco. Quindi. Ci sono varie meccaniche in bianco che ti fanno riprendere la roba dal cimitero. Strana sta cosa. Vabbè, si può fare. Sì, si può fare. Ah, ecco, Learn. Learn, ok. Learn. Ok. A costo 1 e poi fai Learn. Carina sta cosa. Che A lesson card, you own from outside the game. praticamente sta nella Ok. side. Non lo so se lo sai, lo dico anche per gli amici ascoltatori, la side l'hanno nerfata adesso. Non sono più 15 carte, ma in best of one sono diventate 7. Ok. Proprio questo fatto che ci sono le lesson out e a gente, perché praticamente la gente abusava di Fey o Wish in una maniera schifosa, tipo me. Va bene, quindi troveremo delle carte tipo Lesson dentro queste bustine. Infatti la Esatto. prima è lì a destra. Sì, questa è una lesson, esatto. C'ha sto simbolo vicino al nome, la lesson. C'ha. Ok. Ok. E poi abbiamo Lich Fanatica. Vabbè. Oh, vediamoci la rara, la prima rara. Boom! Dramatic finale. O finale. È finale. Mono bianco, mono nero oppure bianco nero. Oppure bianco-nero. Ogni qualvolta uno più un non-token creature control die, fai un 2-1 white and black inkling. Wow. Inkling, che cazzo vuol dire inkling? Inkling è una Inchiostrato. creaturina È d'inchiostro. un inkling. Crea tutto con i flying. Disability trigger only once each turn. E oddio, non è male, eh. Ma non è neanche bene. Non è neanche bene, però questa la vedo bene con coso, con Felidar Retreat. È pesante, Costa 4 comunque, eh? va, Come non mi entusiasma. Felidar. Vabbè, ovviamente. Ok. Giù il gettone, bambino, giù il gettone. Bustina numero 2. Ecco lo shock. Questo lo volevo. Beh, bello che è. Quindi comunque aspetta, in ogni bustina ci sta una dell'archivio? Ah, non lo so. Mo lo scopriremo. Humiliate, carina questa. Target opponent reveal their hand, you choose no land card from it, discard, e più uno più uno. Beh, oh, è una Questo è cosa. È interessante. una dures che può targettare pure le creature. Buona. Questo 2-2 a 1-1 a costo 2 Flying Detach, bella creaturina. Create one grand pest creature token win. Ah, e questa c'ha Learn comunque. Ecco un'altra sorcery con Learn. Non è male. Serpentine Curve, questa fa il segnalino frattale come Planeswalker. Green Blue Fractal Creature Ok. Token. 1-1 counter on it, where is this one plus La the carta top. Izzet, diciamo, infatti Sì, forse. No, però. però non è quella la Gilda. No, è verde-blu, perché la Gilda è quella verde-blu. Verde e blu. Interessante. Dragon's Approach. Cioè, qualcosa a costo 3 che c'ha a fare con i draghi. 3 danni a ogni opponent. You may exile Dragon Approach and 4 card name Dragon Approach from your graveyard. Aspetta, come fai? Interessante. Ah, any number of cards Ah, named ecco, deck can inside. have. Ah, ecco, quindi praticamente il prossimo mazzo che faremo saranno 7 nani e Dragon Approach. Boom, 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 così. E Sì,
qualche drago da cercare. Sì, e poi ci metti coso, Ghost and Dragon e Mafida. Poi tutti quanti, sette nani e Dragon's Approach. Vai, e hai fatto il mazzo. Comunque, questa tu arrivi in mano e copia. Leggendaria creatura, sciamano orco. Vabbè, vediamoci la rara. Rara, rara. Ah, scegli Ok, due. il A ciclo costo di 3. Norma dovrebbe essere carino. Sì. Allora, rimbalza. Countera, artefatto creatura, o incantesimo. Due segnalini 2-2. Cioè, due segnalini 1-1. E rimischi Rischiare 3. 3. E rimischi 3. A costo 3 instant, questa la vedo parecchio infame, eh. Molto versatile. Molto versatile, parecchio infame, perché pure con un Divine Rogue ti levi praticamente tre carte, lui scende, dai più alla creatura. È una bella carta agguato questa, mi piace. Bustina numero 3. Questa espansione promette, eccolo! Sì, comunque, se ce n'è una per coso, quindi potrei droppare, aspetta, quindi potrei avere un rito oscuro. Fino adesso le hai prese tutte non comuni. Quindi vuol dire che dovrò bruciare una rara per quella cagata. Vabbè. As additional cost to cast this spell, you may sacrifice one or more creature. When you do, copy this spell for each creature sacrificed this way. Però peschi una carta e perdi il punto vita. Quindi praticamente sacrifichi le creature per fare necropotenza. Vabbè, se c'hai creature che quando muoiono fanno altre cose, direi che va pure bene. Vabbè, questo l'abbiamo già visto prima. Stonerise Spirit. Exile a card from your graveyard. Target creature gains flying in end of turn. Carino. Un po' a costo 4, una abilità un po' inutile, secondo me. Tu cosa ne pensi? No, bisogno dei limited, come va? Ah, Sicuramente non è una beh, carta da Constructed. sì. Sì, potrebbe essere. Hai ragione. A costo 3, 2, 2, volare. Quando entro in gioco, tappa la creatura avversario, non stappa. Ah, Bella questa, bella molto bella. questa. Il Limited, limited, questa sì, godereggia il proprio, limited. sì. Molto forte. Costo 6. E anche questo fa il fractal. Attenzione, è pieno di fractali. 00 green blue fractal token. Metti X. Where is the number of land you control? Quindi praticamente metti un Beanstalk Giant. Sì. Fai Beanstalk Giant praticamente, solo che non Sì, cresce. e costa un in meno. Costa nemmeno. Kelpie Guide. Stappa. Tappa. Ah, è una specie di manipulator versione un po' pucciara. No, più che altro l'untap magari potrebbe servire a qualche motore ancora non Sì. scoperto. Beh, ancora non scoperto, ci stanno già il fatto che il coso, c'è cioè il Grixis Tergrid che ho tra l'altro recensito ieri. Per esempio qua la Tergrid Lantern tu praticamente te la stappi una volta a turno gratis. Senza paga 4 per la modica cifra di una creatura, non è malaccio. Ah, questa sarà maestria verdeggiante in italiano. Allora, puoi pagare 4 invece che pagare 6. Parliamone. Search your library for up to 4 basic land cards and reveal them. Put one of them onto the battlefield tapped under an opponent's control. No, aspetta, questa devo capire. Ok, Questa la devo capire, aspetta. Ma che cazzo fa? prendi quattro terre, però terre base E le comunque. metti in gioco all'avversario. Non le metti in gioco, allora due le metti in gioco, poi una te la prendi in mano e l'altra, se hai pagato 6, va in mano tua, se hai pagato 4, va in gioco Va in gioco all'avversario. all'avversario. E a che Beh, te la prima carta serve? forse nella storia di Magic che ti fa cercare quattro terre, quattro sono tante, 4 si però a son parte botto. Che un rampa. mazzo terre, forse historic, non la vedo. Land of the. Tu pensi a Land of Death là, qual era?
Vabbè, quello è bannato, mi sembra. Non Non l'avevano reintegrata? Vabbè. lo so. Però sì, è qualcosa tipo per un mazzo terre, cioè accelerare da 6 mana a 10 non ha molto senso. All'11 mana, Però cioè. se paghi 6, due le metti in gioco sotto il tuo controllo e il re è due in mano. Sì, non l'ho capita. È uno Non mi strano, sembra buono. secondo me c'è qualcosa che ci sfugge, cioè anche perché la scorsa espansione cercavamo di spaccarle le terre, in questa invece gliele mettiamo in gioco, cioè proprio qua le nostre, ma aspetta, le Gli metti una terra in gioco, ma non so se esista una terra che può danneggiare chi la possiede. ma una terra base ti potrebbe permettere di usare l'abilità passaterre. Ah, è certo, quindi. Quindi tipo che tu paghi 4, gli metti la terra e poi gli imbocchi con tutto. Gli metti in isola e E poi. poi tu ti passa isole, Ma passa che. isole, passa montagne, via dietro un culo. Comunque sta bustina molto strana, cioè c'ha una due Beh, wildcard quello è sempre buono. sempre buone, infatti ne ho soltanto una trentina. Comunque Accelerating Elocution, questa fa molto Harry Potter. È risata incontenibile da Dasha questa. Metti due segnalini più uno una creatura che controlli. Tutte le altre creature prendono più uno fino alla fine del turno. Una faccia del cazzo. Comunque questa. Ehi! Uccello! Sì, uccello. Sta a fa un casino. Questa gilda bianconera sembra avere poteri basati sull'inchiostro, manipolazione dell'inchiostro. Stai pensando a un mazzo Yoshikage, no, Yoshikage Kira, qual era quello del JoJo? Era il mangaka Rohan Kishibe. Rohan Kishibe. Star Way to Heaven. E Comunque, invece questo verde e blu fa i frattali. sì, è quello di prima, l'ho saltato apposta. Relic Slot. Slot ama tanto, Chuck. A costo 5 un Bianco quarto. Menas. Costo 5, 4, 4 Vigilance, Menas, boh, non lo so. Ah, ecco, Magecraft, l'altra abilità dell'espansione. Questo prende più 2 ogni volta che copi. È un 0-1 a Lancio costo. copie. Lanci e copi, sì. 0-1 a costo 1. Boh, forse. Boh. Bisogna vedere. Qua, questa è una carta molto combo, secondo me. E poi abbiamo Split Second. Split Second, non male. Questa non si sa se questa non si può giocare, però vabbè. E bam! Ma in historic invece quella potrebbe menare. Attenzione, abbiamo un Ender Dragon, la prima creaturona, a costo 7, 5-5, volare, vigilance e rapidità. Vabbè, Così! costa 7. Quando attacca. È ancora poco. È mitica, eh? Quindi quando attacca, guarda le prime 7 carte del tuo mazzo. Puoi giocare un istantaneo, una sorcery spell con mana inferiore o uguale alla potenza di questo drago. Costo 5 o meno, gratis. Sì. Put the rest on the bottom. Sto cazzo. Quindi tu quando paghi 7 per calarlo, attacchi subito quasi Attacchi subito, sicuramente. quasi sicuramente, e casti a 5. È buona. Attacchi quello che trovi. Quello che trovi per un costo massimo di 5. Non è male. Non è male per niente. Anche perché ti permette di giocare una sorcery con la velocità di un instant. È questa la vera zozzata, secondo me. Vabbè, durante comunque la fase d'attacco. Durante la fase d'attacco, io posso giocarmi. Se c'ho una sorcery, una rimozione a sorcery, io me la posso. Tipo una. Che ne so. Prima dei bloccanti, sì. Sì. Non male, questa è una carta da tenere bene a mente. Costa 7, ma sti cazzi. Adesso con questa, un'altra mitica in wildcard. Oh, Revitalize! Questa già Attenzione, c'è. questo già c'è. Ma è bella l'illustrazione. Secret Rendezvous. C'era una canzone che si chiamava così. You and target opponent each Particolare, molto. draw 3 cards. Questa espansione è molto conviviale. Cioè, non sembra che se dobbiamo ammazzare le botte. Cioè, vabbè, prenditi le mie terre. Vabbè, dai, pesca 3 carte. Noi vogliamo bene al nostro opponente. Oh, no, vai. Ah, eccola. Carta estremamente Harry Potter questa. Sì.
Letter of acceptance. Come acceptance. Vabbè, da mano in qualsiasi colore, sacrifica peschina carta. Questo praticamente è coso. Mindstone. Mindstone che costa però... Uno in più. Mi sembra. Sì, Mindstone costa uno o due. Comunque no, costa... no, mi sa che costa due, però per sacrificarla uno. Sì, vabbè, comunque Mindstone. Vabbè, Mindstone nerfata. Ok. Ah, questo. Golgari, guadagni 4 punti vita e poi Learn. E learn. Questa è carina. Guadagni 2 punti vita, anche tu l'avversario prende più X più X, 2X. Quanti punti vita hai guadagnato questo turno? Quindi di base a costo 1 da più 2 più 2 guadagni 2 punti vita. Non è male. Non è male. Con un qualche spell. Vabbè. Buono. È un altro Toschi questa. Oggi ne ho craftato uno perché devo montare ammazzo. Voglio montare ammazzo mutate con Toschi. Ah, follia proprio. Eccola! Questa te la ricordi? Ma perché è una carta vecchia? No, perché l'abbiamo vista qualche giorno fa. Allora, okay, se no, però... 1x, se x è 1, scrai 1 e pesca una carta. Se x è 2, gli rimbalzi una carta, una creatura. Se x è 3, fa in 4-4. E se x è 4 o più, quindi praticamente è 5, no. Sì, in totale 5, fai tutto il re, fai tutto. Questa non è male. Non è male. Honor... Diciamo che... Dimmi. Castata a 5 ha senso, castata di meno... Dipende... Nessun effetto è molto buono. Beh, scusami, a costo 4 comunque ti fai 4-4 Blue Red Elemental, non è male, no? Sì, ma è Sorcery. Sì, ho capito... Su questo ti do ragione, però costa anche molto poco. Se fosse stata instant forse l'avrebbero fatta costare un po' di più, penso. Poi vabbè, cioè sarebbe costata almeno 2, penso, se fosse stata instant. Comunque, troll dell'onore, honor troll. A costo 3, vigilance 2-3. Ah, ecco, vedi la carta di prima? If you would gain life, you gain that much plus 1. E prende più 2 più 1, intanto c'è 25 più punti vita. Questo praticamente ti permette di guadagnare più punti vita quando guadagni punti vita. Quindi da quella a costo 1 c'è un angelo bianco che è uguale a questo, solo che è 2-2 volante invece che 2-3 vigilance. Sì, ma il punto è che questa per esempio già ti si incastra con quell'altra e costava 1 di prima, da più 2 più 2, cioè da più x più x in base a quanti punti vita hai guadagnato. Con questo in gioco già è più 3 più 3. Già diventa una crescita gigante con 3 punti vita, non è male. Comunque, Deadly Brew. Each player sacrifice a creature or a planeswalker. If you sacrifice a permanent this way, you may return another permanent card from your graveyard to your hand. Fregna! Questo pure non è male, perché... No, non è male. Perché ti permette tipo di giocarti due volte la creatura con sacrificio. Tipo, come si chiama? Plague Crafter, per esempio. Che entra e ti fa sacrificare la creatura. Ti fa sacrificare la creatura e questo te lo fa rifare, praticamente. Ma questo più che altro va bene con i token, diciamo, ma anche da sola. Anche da sola, la seconda parte. Giusto. Va bene. C'è un campus... Beh. Ciclo di terre doppie di questa espansione che ancora non Eccolo. Abbiamo visto. Questo fa scry. Non lo so se mi piace, devo essere sincero. Beh, cioè, comunque è meglio di altre, piuttosto che guadagnare per esempio un punto vita quando entra in gioco, fare scry uno a costo 4 è meglio. Oddio, non è assunto nel meglio tempo, vabbè, però quello è raro, vabbè. Mage Hunter Consulo. Ovviamente è meglio. Il tempo è sempre meglio. Anche perché è un M21, quindi voglio dire, esce questa espansione, esce pure quello. No, vabbè, ma quello da Limited, per esempio, comunque serve. Questa è pesante. Costo 4, rimozione. E poi ogni volta che tu la blocca sto turno, il controllore perde il punto vita, cioè.
Cioè, questa è cattiva, veramente. Questo è per entrare. Questa è per entrarti proprio dentro. Reject. Counter target creature on planeswalker spell unless its controller pay 3. Se canterizza in questa maniera, Exile. esilia. Alla va, a costo 2. Non male. Vabbè, va. Vabbè. Boom! Istante. Instant, mitico che non posso giocare in standard. Però meno. Però a questo punto era Mena prevedibile mena. perché in questa bustina non c'era nessuna carta dell'archivio. Ah, può darsi, se ce ne deve essere una per Ce ne deve forza. essere Beh una per sì. forza, quindi già c'ho il Quindi secondo se non la trovi. Se Revitalize. non la trovi là, vuol Esatto. dire che è raro mitica. Quindi devo sperare che non trovarle. Perché sennò mi brucio le rare e mi dica. Comunque, Creative Outburst fa 5 danni a qualsiasi bersaglio. Guardi le prime 5, poi metti una a mano, il resto sotto, e poi fai il creature. Se puoi anche scartarla per fare un treasure token. Cioè, fa un sacco di cose. A costo un miliardo. Molto, molto interessante. È Del blu rosso interessante. comunque che ho giocato mese scorso. Eh sì, Lizard perché lui Giant, tende sempre a giocare dici? nel turno dell'avversario, quindi due mana liberi. Lui passa perché alcuni preferiscono non giocare sapendo che hai counter. A Sì. quel punto i due mana li usi così. E il turno dopo ce n'è quattro. Il turno dopo ce n'hai 4. No, Non male. so 3 perché Trisul fa una mana solo. Sì, va bene, nel senso poi Galidea. Sì. Exile Illustruis Historian from your graveyard. 3-2 red and white spirit token. Tappato. Vabbè, però tanto. Madonna, beh, è strana sta cosa. Forse per evitare Beh, qualche questa trigger. l'ha Pure questa. piccata in limited. Sì, pure questa limited. Bury in books. This spell costs 2 less to cast if target an attacking creature. Carina questa, peccato che costa un miliardo. Costa 3 se lui ti attacca, non male. Questa è dubbia pure il limited. Sì. Costa 3, gli era rimbalzo con perdita di pescata. Oddio, non è così male, ma non è manco sto splendore. Qui abbiamo un altro campus. Studio entusiastico. A creatura bersaglio prende più 3 più 1 e trample a costo 3 e c'ha pure learn. Ah, questa praticamente è Vabbè, non lo so. un infuriate. È un infuriate non dà trample però. Infatti costa meno. Non è malaccio. Vabbè. Con Infuriate più 3 più 2 senza più trample. 3 più 2 senza trampolla, però questa praticamente neanche ti abbassa al campo perché tu comunque devi prendere un'altra carta dalla side, non è male. Test of Talent. Counter target instant or sorcery spell. Search its controller graveyard and a library for any number of cards. Oh madonna! Cioè praticamente gli E poi te lo esilia tu. pesca. Sì, sti cazzi però. Se la fai su Ultimatum, praticamente lo Iorion, insulta Iorion, ha smesso di giocare. sì, Questa contro il Tibalt soprattutto. contro tanti Figurati. mazzi. Questa è proprio è il counter anticombo. Vabbè, ecco una lezione. Academic Probation. Choose a non-land card name. Opponent can't cast spells with the chosen name until your next turn. Ok. Interessante. Choose target non-land permanent. Until your next turn, it can't attack or block and its activated abilities can be activated. Beh, non male, eh. Pure questa È interessante, è molto interessante. controllosa, forse più historic che standard. È sorcery a costo 2, quindi è interessante. Ed è una lesson, quindi sta fuori. Quindi non te la giochi early, te la giochi molto late questa.
È interessante.